questa, eh? Sparta! Non sono guerrieri senza pietà, ma semplicemente ragazzi e ragazze che credono nel sogno dell'Italia giusta. I 300 spartani di cui si sta sentendo parlare come falange digitale del partito sono loro, coloro che movimentano i social network diffondendo i contenuti democratici e costruendo una comunità. Questa è la War Room, giusto? Che cosa significa? Letteralmente stanza della guerra, ma non facciamo guerra, ma bensì contribuiamo alla campagna elettorale del segretario. Mi spieghi bene chi sono i 300 spartani? I 300 spartani sono dei militanti, dei volontari del Partito Democratico che vogliono portare avanti il lavoro non solo sul territorio ma anche sulla rete. A guidare il gruppo Tommaso Giuntella, uno dei tre volti della campagna di Bersani durante le primarie. Vivere in rete come comunità politica, come militanti, come persone che accettano la sfida dell'umiltà di stare insieme è profondamente controcorrente in questo momento. Noi abbiamo voluto giocare con l'idea di una comunità politica piccola rispetto al numero degli individualismi della rete e delle tante opinioni che girano in rete e sulla rete, e abbiamo lanciato questa provocazione. Un gruppo affiatato, di stanza al Nazareno, ma la loro comunità si estende nelle maglie del web con le naturali ramificazioni di chi la rete la vive e non la usa. Cosa significa lavorare per Sparta, cioè il partito digitale? Significa dare, diciamo, un piccolo contributo al lavoro, alla campagna elettorale del Partito Democratico. Qui siamo 10-15 persone, poi in tutta Italia un migliaio. Mito Poiesi Contemporanea, il vostro riferimento letterario, giusto? Sì, è stato, diciamo, quello che ci ha un po' insegnato a stare sulla rete e quindi essere efficaci. Allora, la comunicazione di Sparta è molto particolare, per esempio Mito Poiesi Contemporanea non esiste. Esatto, non esiste, è una delle prese in giro che noi ci siamo inventati e che però servono anche a dimostrare le ironie della rete e le contraddizioni della rete. Sicuramente è l'ironia a farla da padrona, visto lo spirito e la voglia di contribuire. Io sono di sinistra, ma do volentieri una mano al PD. Tu sei la vincitrice degli Sgrunt. Sì, mi chiamo questa caratteristica per cui quando rido ogni tanto grugnisco. E quindi è stato fatto un cartello apposito per i miei grugniti. Non vengono tutti i giorni, eh? Qualche volta sì, qualche volta no. Però ci sono molte X. Ultimamente mi fanno ridere molto questi ragazzi. Qualunque militante, come va al circolo e discute, anche in rete discute.